tutti ragazzi, sono Pepe Joe Gamers e grazie per aver condito le cuffie e siamo in un nuovo video su Minecraft. È da tanto tempo che non vi portavo Minecraft, davvero da tanto tempo. Comunque ragazzi, come eravamo rimasti l'ultima volta? Non mi ricordo dove eravamo rimasti. E quindi e quindi andiamo a scavare, credo, comunque mettiamo a cuocere il nostro ferraccio, intanto noi andiamo a scaviare. Ma che cazzo? Serve mangiare. No. Ok. Andiamo. Ok. Possiamo andare a scavare. Intanto qui vediamo un attimo le patate fritte. Me ne mangio pure. Ah, dopo 3 anni. Allora ragazzi, scrivetemi nei commenti che cosa devo costruire nel mondo. Io non lo so. Per ora non mi viene in mente cosa dovrei costruire. Vedete che posso costruire. Costruisco un golem. Allora andiamo un attimo ragazzi, levo un attimo la musica. Ok, possiamo andare. Perché ragazzi, aspettate. Porca puttana. 80 andrò bene. No ragazzi, perché sennò il volume della mia voce non si sente tanto bene. Quindi noi per sicurezza andiamo. Allora, l'ultima volta eravamo rimasti qui. Io ho fatto quella porta. E adesso direi di continuare per questa parte. Se che faccio la... Ma che cazzo? Ok, sto... Vabbè, comunque mettiamo questo nell'inventario. Sto qui. Sto qui e da posto. Ok, consumiamo questa torcia di merda. Ferro. Ok, vediamo che ci fa sbucare da una parte. Dove ci ha fatto sbucare? E dove ci troviamo qui, ragazzi? Quanto cazzo abbiamo scavato? Ah no, abbiamo scavato 2 metri. Finita la caverna? Non credo. Vabbè, noi ragazzi sbuchiamo da altre parti, non vi preoccupate.
dando i camion che passano qua fanno un casino della Madonna. Madonna, non mi preoccupare, ho detto Madonna. Non si bestemmia, ragazzi, mi raccomando, non si bestemmia, sennò vengo là e vi picchio tutti quanti. Andando qui non si vede un bel di niente. E noi continuiamo con la nostra avventura che avevamo lasciato per di qua, credo. Ah, sti camion. Allora, andiamo per di qua. Aspettate, ragazzi, ma credo che di qua mi ricordo un attimo una cosa, che di qua ci dovrebbe essere qualcosa di qua che avevamo lasciato, mi ricordo. Sì, infatti di lì avevamo finito, mi ricordo. Di qui sotto è dove eravamo morti, mi ricordo. Avevamo fatto questa discesa. Sì, mi ricordo. E ci eravamo fermati qui. Che poi dobbiamo continuare a vedere se c'è qualcosa. Vabbè, non c'è niente. Ok, ragazzi, continuiamo per di qua. Scusate, ma allora se continuiamo per di qua non troviamo un bel niente. No, infatti abbiamo scavato questa caverna. Ah no, qui vero. Scusate, porca miseria. Porca, mi sono raffreddato caldo. Comunque, ragazzi, continuiamo per questa via qui. Vabbè, non c'è niente. Finita la caverna. No, aspetta. Allora, qua è tutto un collegamento, credo. Allora, dove c'è la merda c'è sempre qualcosa di molto importante. Allora, ragazzi, spero anche che la serie di Battlefield vi piaccia, vi sia piaciuta. Poi cioè, quello era solo un video così dell'online. Poi farò anche la storia, che è molto bella la storia. Altro che Call of Duty. Che io i Call of Duty li ho giocati, tipo Hardline o anche Ghost, però mi è piaciuto più Battlefield, a dire la verità. Beh, non c'è niente nella merda, ragazzi. Qui, hold up. 3 ore dopo. Oh, vabbè, non c'è niente. Ok, ragazzi, abbiamo trovato moltissime cose questa volta in caverna. Minerale, ma fanculo, cioè siamo poveri, siamo ritornati poveri oggi della caverna. Ma non abbiamo visitato lassù. Vabbè, ragazzi, la caverna non è ancora finita, non vi preoccupate, cioè andremo a trovare altre caverne. Per esempio,
andiamo a vedere qui. Tanto non possiamo più correre. E adesso sì. Intanto dormiamo. Ok, allora adesso mettiamo le cose qui dentro perché volevo fare un momento questa cosa di mettere. Guardate, perché guardate, escono gli scheletri dalla caverna, infatti. Tu Carmela, non salire qui sopra, brava, brava Carmela. Ha ascoltato Carmela oggi. Ok, questo è il segno di Carmela che è morta. Dun, dun, dun. Ma che cazzo? Abbiamo messo una porta in questo modo. Facciamo parkour. No. Proprio no, il parkour. Dividici. Oh, ragazzi, se riusciamo a raggruppare illici, possiamo fare un bel golem che ci protegge. Sì. Adesso lo sai che faccio, raga? Che ho tipo una buca gigante. La telecamera off, ma creo una buca gigante e ci metto i villici dentro. Anzi no, lo sai che creo? Creo proprio una struttura che ci metto dei villici. E mi spawnano sempre di più, sempre di più, sempre di più. Perché entri dentro casa mia? Non lo so proprio. Allora, ragazzi, cominciamo a fare la buca. La facciamo qua. Facciamo bella grande. Facciamo diciamo di così. Così facciamo di, guardate, già scendono perché così fanno, perché vedono che io gli sto distruggendo la cosa, così scendono. Andrà bene in questo modo. Ho un po' più larga, sì, un po' più larga. Abbiamo una buca perfetta, così va bene, così andrà bene. Sì, così va bene. Poi, raga, in questo modo farò scendere i villici e farli riprodurre. In questo modo, guardate. Prima ne prendo uno. Così, così. Così, guardate. Ecco qua. E si troveranno a riprodurre. Guardate, si guardano e poi si riproducono. Forse regalo i semi. Vai, guardate anche la merda. Ok? Bravo, sì, bravo. Ok. Ascoltate, visto che non ascoltano? Sono dei geni, vi dici no, per niente. Comunque ragazzi, comunque volevo fare un momento qui, in questo modo. Ragazzi, comunque questa sera sta venendo molto rilassante, perché è una serie molto calma, non è per esempio come alcuni che tipo ci sono sempre mostri. Fortunatamente siamo capitati vicino a un villaggio molto tranquillo. Infatti, però c'è sempre Carmela che dà fastidio, cioè ormai è un vizio. Allora ragazzi, il video sta per concludere. Lasciate un mi piace, condividete,
commentate, fate quello che volete voi.